Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale YouTube. Noi siamo Valentina e Monica e siamo il cuore di Weddings on Demand. La nostra agenzia di wedding planning nasce nel 2011 e abbiamo deciso di approdare su YouTube per dare alcuni approfondimenti su delle tematiche che ci stanno particolarmente a cuore e che spesso ci vengono poste dai nostri clienti. Oggi parleremo per l'appunto di un argomento molto importante che è quello relativo a: vi serve veramente uno wedding planner? Per capire se avete veramente bisogno di una wedding planner, dobbiamo fare un po' di ordine e quindi fare il punto della situazione su tutte le figure che ruotano intorno all'organizzazione di un matrimonio. Noi per esempio siamo delle wedding planner, che significa che organizziamo un matrimonio dall'inizio alla fine, veniamo contattate nel momento successivo alla proposta di matrimonio. Vi aiutiamo fino alla fine dell'evento. Per conto degli sposi ci occupiamo di selezionare una serie di fornitori necessari appunto all'organizzazione del matrimonio, come per esempio la ricerca della location, del banqueting, i fiori, la musica, eccetera. Inviamo richieste di preventivi, li compariamo, selezioniamo i vari fornitori e poi presentiamo ai clienti solo quelli che sono indicati e che rispettano le loro richieste, soprattutto anche da un punto di vista di budget. Per sintetizzare, quindi possiamo dire che la wedding planner sta dalla parte degli sposi, ottimizza i tempi, tenendo sempre sotto controllo il budget, e chiaramente li guida verso la selezione dei fornitori migliori per l'organizzazione del loro matrimonio. La cosa più importante da dire però è che la wedding planner non solo sarà un punto di riferimento per la coppia stessa, ma anche per i fornitori che saranno coinvolti nel giorno del matrimonio. In questo senso si può dire che la wedding planner ha una visione d'insieme dell'evento e quindi chiaramente sarà in grado di guidare la coppia al meglio fino al giorno del matrimonio. Dobbiamo ammettere però che non sempre serve la wedding planner. Vediamo alcuni casi in cui potete farne a meno. Avete molto tempo a disposizione perché il lavoro vi impegna poco o comunque non avete figli, quindi durante l'arco della giornata avete tempo per poter contattare i vari fornitori e di conseguenza fare poi le cernite e i paragoni tra i vari preventivi. Vi piace soprattutto organizzare, avete una passione per la scelta di colori, mood board, fiori, eccetera. In questo caso, per esempio, potete evitare di avvalervi di una figura di una professionista e se sapete gestire lo stress e l'ansia che inevitabilmente si faranno presente quando arriverete sotto data, potete tranquillamente fare a meno di una wedding planner. Spesso veniamo contattati da coppie di futuri sposi per curare unicamente la parte dell'allestimento e quindi allestire la villa oppure realizzare dei corner tematici. In questo caso però conviene che voi vi rivolgiate alle allestitrici. Le allestitrici sono delle figure professionali che vengono ingaggiate il giorno del matrimonio e che si occupano per l'appunto di realizzare unicamente la parte di allestimento o anche dei corner tematici. Senza entrare nella parte organizzativa del matrimonio che viene curata dalla wedding planner dall'inizio alla fine e che avrà la visione d'insieme di tutto l'evento. Chiaramente per noi la parte dell'allestimento è una parte fondamentale, però come già detto è una parte del nostro lavoro che va in aggiunta a tutta la parte invece organizzativa e quindi completano la figura della wedding planner. Un altro servizio che può offrire la wedding planner è quello del solo coordinamento. Sei una persona che sa gestire bene lo stress e che ha organizzato il matrimonio tutto da sola? Puoi chiedere alla wedding planner soltanto il servizio di wedding coordinator. Il wedding coordinator sarà presente unicamente il giorno del matrimonio e vi aiuterà a gestire eventuali emergenze. Personalmente riteniamo che il solo servizio di wedding coordinator non sia sufficiente per avere il pieno controllo del giorno del matrimonio. Questo perché spesso i fornitori coinvolti nella giornata dell'evento non vedono nella figura una figura autorevole in grado di poter adempiere a tutti quelli che sono le problematiche che possono incorrere. Speriamo di aver fatto chiarezza e di avervi aiutato nella scelta della figura professionale più adatta a voi, perché chiaramente tutte le figure di cui abbiamo parlato hanno una parcella proporzionata all'impegno che metteranno nell'aiutarvi nell'organizzazione del matrimonio. Se questo video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e seguirci per i prossimi appuntamenti. Ciao! Ciao!